tempo che manco da casa, avranno già un bambino. Troppo impegnato, perché ormai io sono qui da troppo tempo, e si è accorto anche lui che il tempo passava, perché i bambini, per un bambino anche un giorno è un'eternità. Questo che io dico, i bambini non hanno, hanno una visione del tempo diversa dal nostro. Dice ancora: ho fatto male a fidarmi di quella signorina, la poliziotta, che dopo la scuola mi ha proposto di andare al bar, perché dopo sono venuti a prendermi. Poverina mia mamma, che è venuta a prendermi e non ha trovato nessuno. Si preoccupava della sua mamma e si è fidato di questa giustizia dei poliziotti, perché anche io penso, anche un bambino che crescendo ha perso fiducia anche di un'istituzione, perché perdono anche la fiducia, io penso, in queste istituzioni che lui si è visto arrivare, della poliziotti, e in, anche se erano in borghesi, però ha capito che erano poliziotti, in futuro non avrà mai più fiducia. Quindi vi chiedo anche qual è stata la sua tutela, in quanto dopo pochi, neanche un anno, Marcel finisce in ospedale accompagnato da affidatario educatore. È rimasto un giorno, l'hanno tenuto fuori dalla scuola per un giorno, e si è presentato in questo ospedale al pronto soccorso con una vasta tumefazione ed escorazioni diverse all'addome, condizioni igieniche scarse e chiuso nel più totale bruttismo. L'ematoma che aveva al viso, potete immaginare, aveva solo 9 anni allora, perché era sotto custodia loro da più di un anno, e aveva una tumefazione sul viso che prendeva tutto il volto. Tra l'altro io ho dimenticato di dire che era anche sottopeso, e risulta tutto dalla cartella clinica di questo ospedale. Parto e facciamo una denuncia all'assistente sociale che l'aveva in carico, e che rimane, perché in quanto tutto questo era rimasto estraneo al fascicolo, non è stato riportato nulla di questo drammatico evento. Combinazione, stranamente l'assistente sociale alla data successiva si è scritto al CISMAI, che parlerà poi il signor Palazzolo di questa associazione. Allora, in questo procedimento vengono coinvolte 5 bambini, viene coinvolto mio figlio, l'unico maschio, che non viene sentito dal magistrato, e tra l'altro mio figlio nega i coinvolgimenti degli abusi che loro ritengono che lui abbia subito, lo nega durante dei colloqui che ha con i psicologi e quant'altro. Mentre le 4 femmine coinvolte, tutte sentite che ammettono questi coinvolgimenti di abusi, confermano tutte e 4. Nel circuito di tutela viene inserito stranamente solo Marcel. Quindi qua c'è da chiedersi qual è dunque il fine della procedura, perché è abbastanza anomalo, perché dice: se le altre hanno dichiarato di essere abusate, poi nessuno se ne è più preoccupato, però si sono tutti concentrati su mio figlio. Li chiamano casi isolati. Quando si parla di tutela si ripete che anche un solo bambino deve essere aiutato. Quando si denunciano abusi di allontanamento si minimizza chiamandoli tutti casi isolati. Al momento di trattarne uno, stranamente,
Nessuno ne conosce il caso specifico. Errori seriali si chiamano errori, vengono commessi ripetutamente, sempre uguali, spesso ripetutamente dagli stessi soggetti. Guadagnandoci, per questi errori pagano solo le vittime, esclusivamente le vittime. Chiudo qui, perché è questo che è la cosa più importante, è comprendere che quelli che pagano sono i nostri figli di tutto questo. Vi ringrazio di avermi ascoltata e faccio una piccola parentesi, ringrazio chi ci ha sempre sostenuto. Abbiamo nella nostra associazione la Emanuela Finiguerra, la nostra psicologa che ci dà una mano, una persona, devo ringraziarla perché ci dà un buon sostegno come aiuto, e Marco che è là, che ci sta seguendo. Attraverso questo corso sono stata fortunata perché poi comunque in tutto il mio travaglio ho trovato delle persone che mi hanno sempre sostenuto nonostante tutte le mie vicissitudini giuridiche e penali. Grazie a tutti. Grazie per questa testimonianza. E il successivo relatore è appunto Pablo Palazzolo, presidente dell'associazione Prima Ser di Genova. Titolo dell'intervento: allarmi sociali, protocolli operativi e linee guida, diritto di informazione. Salve, buonasera, grazie intanto per essere rimasti con noi, ringrazio il Movimento 5 Stelle e Alice Salvatore che ha organizzato questo evento e che ha permesso a tutti noi di essere qua stasera. Innanzitutto una piccola premessa: la nostra associazione aderisce alla rete d'azzardo, non è un gioco, e dunque mi permetto di semplicemente leggervi una nota che normalmente sentite pronunciata più o meno in questa maniera. La data del tribunale potrebbe interrogare, qualcosa che non si capisce niente. In realtà vuol dire: l'azzardo è vietato ai minori e può creare dipendenza patologica. Non dirlo nella maniera corretta è una truffa. Presidente dell'associazione FIMASEL, diritti di minori e genitori, siamo attivi già da diversi anni, nel bene e nel male abbastanza conosciuti ormai nel settore. Cosa facciamo? Ricerca e consulenza sul funzionamento del circuito e dell'allontanamento di minori. Per chi? Famiglie, operatori, professionisti. Io sono abituato a presentare in piedi di solito, dunque scusatemi se faccio un po' fatica a guardare così. E in generale quello che vorrei fare oggi, questo è un estratto della nostra presentazione Benessere Supremo, è un estratto abbastanza ridotto in quanto la presentazione è molto complessa,
e vorrei portarvi con me in un cammino che, da cui spero che usciamo tutti insieme avendo un'idea un po' più chiara di quello che è in generale il